Per spiegarci di questi equivoci intercorsi, mi sta bene tutto, ti ripeto quello che ho detto fuori, non sono nato ieri e le spalle sono abbastanza larghe. Però a dimostrazione della parzialità e non della, dell'imparzialità e non della parzialità, lo spunto me lo sta dando proprio lei. Perché quando mi ha chiamato ieri per sollevarmi dei dubbi di legittimità, siamo d'accordo? Mi sono subito attivato per verificare se ciò che lei stava ponendo era legittimo o meno. E allora, questo mi sembra dopodiché ho ricordato soltanto, non dandole una colpa, facendole una colpa, ho ricordato che l'ordine del giorno stabilito questa sera è stato legittimamente e dal punto di vista metodologico in modo impeccabile stabilito nell'ultima conferenza dei capigruppo, dove lei purtroppo era assente, giustificato, lo confermo, ma non le ho detto peccato se lei non è presente, importanti o non importanti ci direte tra un attimo, perché dobbiamo decidere da farsi visto che non sono passati in commissione, ho messo i servizi sociali, non sono andato. Allora diciamoci un'altra cosa, diciamoci che questo ci può servire a tutti quanti d'esperienza, e penso che non sia un reale, tutti si può maturare sul campo, serve l'esperienza che quello che è successo in effetti può creare qualche equivoco, perché uno dice beh, se l'ordine del giorno l'avessi conosciuto prima o meno, e dunque questo può servire per il futuro. Dopodiché le ricordo pure una cosa, caro consigliere Pizzi. Lei ha citato, ma ci mancherebbe, si può sedere tranquillamente. Lei però non può, lei mi accusa a me di alzare un certo tono, ma non può nemmeno lei farci passare in seduta che dobbiamo accogliere la cosa in virtù del fatto che lei ha avuto un comportamento esemplare fino a tempo fa, fino a oggi. Questo è l'atto, però il tono che abbiamo usato mi sembrava quello che dobbiamo dare per scontato. Ora dico una cosa, credo ma assolutamente no, mi scuso soltanto questa interpretazione, di questa sensazione, nel modo più assoluto. Dopodiché credo che a questo punto però è giunto il momento di decidere cosa si può fare. Mancava il fine del consiglio comunale, però onestamente. Il vino devi spegnere. Questo capace. Sì, però se non vuole muovere. Perfetto. Allora io quando parlate di voi mi permetto di dire che fate le comiche. Vogliamo andare avanti così questa sera? Vi richiamo a tutti un attimo. Mi alzo perché chiedono che faccio il video, la smetto. Abbiamo visto sulla gestione di questi punti all'ordine del giorno. Va bene, avremmo fatto ridere, ognuno di ieri rispetto alla Polonia, gentilmente, Polonia, Pizzi, prego. Allora, Presidente, l'articolo 3 dice, dice che la Commissione esamina preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio. Prego. La maggioranza deve dire semplicemente che questi punti all'ordine del giorno non sono importanti e quindi non vanno sottoposti all'esame delle commissioni, e quindi tutto va avanti come se niente fosse, e la nostra richiesta viene respinta. Non c'è nessun problema, basta che la maggioranza dica che non sono importanti. Dopodiché per quello che riguarda appunto poi valuta. Prego, Pizzi. Dopodiché quello che riguarda il punto 8 è questo. Allora, come abbiamo detto, io ricevo l'ordine del giorno, vengo a sapere quando leggo l'ordine del giorno ed esamino l'ordine del giorno di quello che c'è, dei punti che sono sottoposti esame, mi rendo conto che ci sono due punti che non sono passati in commissione, non entro, ripeto, nel merito dei punti, perché io posso anche trovarmi nella funzione di votare.